Buongiorno backstage! Azione! Questa è una poca scatola. Ma Maria, dove va questo? Torni subito a sedere! Pare parecchio Parigi a questa storia che io ho sempre sentito raccontare, poi mi sono informato, di questi due fratelli negli anni 80, mi sembra nell'82, che con il padre che si lamentava che non erano state una famiglia affiatata, non avevano fatto soprattutto un viaggio a Parigi che dovevano fare da tempo, cosa fecero? Il babbo era veramente quasi, non ci vedeva pochissimo, aveva delle malattie importanti, erano veramente gli ultimi giorni della sua vita, lo presero, lo misero, scellerati, matti, ma assolutamente poetici e geniali, lo misero in una roulotte e incominciarono a dire siamo partiti per Parigi, ma in realtà non uscirono mai dal loro potere. Fecero tutto un percorso nel loro potere raccontando che erano arrivati sulle Dolomiti, raccontando che erano arrivati in Francia. Come si fa ad andare a Parigi senza andare a Parigi? Stop! Ovviamente la capacità di un bravo regista è anche mettere insieme un bel gruppo. Allora Tango, ora facciamo la prima versione, questa, va bene? Ok? Poi dopo facciamo questa, quella più breve. No, vieni qua, perché te studiamo poco. In tutti i backstage dell'universo c'è il regista che a un certo punto dice una troupe così, degli attori così, quanto ci siamo divertiti. Quindi... E tu sei un cretino! No. Questi attori io non li voglio vedere più. Allora, soprattutto, vai al posto tuo. Questo film pare parecchio Parigi, un po' alla lontana somiglia ai Promessi Sposi e all'Esorcista. Nino Frassica è un burberissimo ex professore di filosofia, severo nei confronti di questi tre figlioli che sono rimasti molto bambini. Questo significa che voi non sapete nulla del suo stato di salute. Con Pieraccioni mi trovo bene. Perché tra noi fiorentini c'avemo similianza. Giovanna e Ivana. Stop! Dai, questa era proprio carina. Ti ho tirato anche una gomitata. Io avrei raccontato il film invece rispetto alla presenza di questa donna che, diciamo, grazie a lei... Vai. Grazie a lei, diciamo, questo... C'è anche la Francini, ma... Sempre a nominare la Francini. La bella e brava Chiara Francini e l'altrettanto bella e brava Giulia Bevilacqua insieme si sembra veramente tre ragazzi di 14 anni che ancora non hanno preso possesso della loro reale età. Ti ho staccato anche il microfono. Comunque lui ci ha ripreso tutto, era perfetto, ma vai tutto dei produttori perché se no... Giovanna è una sorta di Peter Pan, una ragazza che non è mai cresciuta e quindi questo viaggio che farà insieme a Bernardo e Ivana sarà un viaggio sì esteriore, un viaggio anche soprattutto alla ricerca di ricompattare questo puzzle familiare, un puzzle però un ricompattarsi anche che riguarda la sua interiorità, insomma. Ora loro sono i miei collaboratori, non i tuoi. Ivana ha una piccola impresa di ristrutturazione, ma nello stesso tempo è anche una amante del teatro, anche gli stessi operai che lavorano nella sua impresa sono gli attori della sua compagnia teatrale. No, non che hanno un'importanza fondamentale all'interno di questo racconto. Hai detto di circolazione? Siamo tre disgraziati. Mio è un personaggio molto interiore che ha una sua interiorità difficile. Siamo coloro che credono ai sogni e che cercano in tutti i modi di trasformare la realtà secondo quello che è il loro punto di vista. Bravo.
Orso dentro, dentro. E attraverso questo viaggio ognuno dei tre personaggi riuscirà a fare pace, diciamo, con i propri spettri, i propri mostri, e a risolvere tutte le questioni che avevano con il loro babbo e anche tra di loro. Buon Natale, babbo. Buon Natale, babbo. Ci siamo tutti, c'è anche la mamma. Fare parecchio Parigi era un'idea che io avevo appuntato lì, Parigi in giardino si chiamava, e l'avevo appuntata ed erano tanti anni che ce l'avevo in questo cassetto. L'ho ritirata fuori perché mi è sembrato una di quelle storie un po' audaci, ma che vanno fatte, perché mi sarebbe rimasta di traverso. Allora l'avevo messa lì, prima o poi la fo, prima o poi la fo, è arrivato il momento giusto. Il film è finito! Tante volte, lo si dice anche nel film, si è fatto finta di essere alle Maldive durante il lockdown con i piedini in una bacinella, e allora evidentemente certi viaggi, soprattutto quelli mentali, si possono fare, si può arrivare più o meno dappertutto con la benzina. Senti questa è bella, eh? Con la benzina della fantasia si arriva ovunque.